Si avviano a conclusione le indagini preliminari condotte dalla squadra mobile di Pescara relative all'inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila denominata Caligola che ha portato ad arresti eccellenti eseguiti a partire dal 16 gennaio scorso. Sono 12 gli indagati: Danilo Gruttadauria, presidente del consiglio di amministrazione e socio della società Ecosfera, la moglie Anna Maria Oteodoro, Lamberto Quarta in qualità di consulente sempre di Ecosfera, Giovanna Andreola per il suo ruolo di responsabile nel servizio attività internazionali presso la regione Abruzzo, il marito dell'Andreola, Michele Galdi, e poi Corrado Troiano, socio della società Cyborg di Chieti, Mario Gai, presidente di una commissione di gara per il bando pubblicato dall'Osservatorio Interregionale sulla cooperazione allo sviluppo con sede a Roma. Domenico Peca, ritenuto prestanome di ecosfera, Bernardo Notarangelo, dirigente della Regione Puglia, Alfredo Castiglione, vicepresidente della Regione Abruzzo, Camillo Cesarone, ex capogruppo PD in Regione e Luciano D'Alfonso, ex sindaco di Pescara e anche ex segretario del Partito Democratico in Abruzzo, già arrestato a dicembre 2008 in merito all'inchiesta Housework della Procura di Pescara. Secondo i magistrati aquilani sarebbe stata messa in piedi un'associazione criminale a condizionare l'affidamento delle commesse pubbliche in cambio di contropartite economiche consistenti in contratti di consulenza e assunzioni clientelari. Le società favorite sarebbero la Ecosfera e la Cyborg. Un'inchiesta, quella di Caligola, che non smette di fornire nuovi spunti. Infatti, proprio da queste indagini, si muove parallelamente il procedimento legato alla ricostruzione dell'aquila nel post-terremoto del 2009.